sciopero dei ferrovieri francesi blocca la Hydrochem, ma lo stabilimento di Pieve Vergonte non arriva il cloro. Omenia, genitori Novax ritirano il figlio dal nido, l'assessore Proserpio, prossimo anno saremo tassativi. Domodossola, la Cassazione dà ragione al Comune sugli espropri Bragone, ribaltata la sentenza della Corte d'Appello. Comune e Proloco rispolverano il progetto della fontana luminosa a Pallanza, prima assemblea con i residenti l'altra sera. Successo a Verbania per l'esposizione felina e dei rettili, tanti visitatori al palazzetto dello sport. Presentato il progetto giovanile della Paffoni, responsabile sarà Barbara Giordano, ex giocatrice della Comenza. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, lo avete sentito dai titoli in primo piano quanto sta succedendo in queste ore a Pieve Vergonte, dove alla Hydrochem c'è un problema di approvvigionamento del materiale per la produzione. Tutto questo, pensate, è causato dallo sciopero dei ferrovieri francesi. Sentiamo Renato Balducci. Lo sciopero generale dei trasporti che sta penalizzando la Francia rischia di mettere in grosse difficoltà lo stabilimento Hydrochem di Pieve Vergonte, dove lavorano 103 persone. Infatti al sito chimico pievese sta venendo a mancare il cloro, il gas che serve per le produzioni, cosicché nella notte tra giovedì e venerdì saranno fermati gli impianti con lo stop alla produzione. Un bel guaio per il sito solano, già alle prese con i problemi legati alla realizzazione del nuovo impianto a membrana che servirebbe a sostituire quello che usava il mercurio. Ora anche lo sciopero francese mette il bastone fra le ruote del complesso chimico che acquista il cloro proprio oltre le Alpi, cloro che arriva per via ferrovia. Uno stop che potrebbe essere scongiurato acquistando il gas a Rosignano, ma le procedure per il trasporto via rotaia dalla città toscana richiedono tempo. Pertanto Hydrochem potrebbe restare chiusa sicuramente sino a lunedì se non oltre, con la necessità di mettere tutti i lavoratori in cassa integrazione. Intanto i sindacati si stanno muovendo per chiedere alla direzione un incontro per fine aprile o inizio maggio, proprio per cercare ulteriori certezze sull'iter che riguarda la realizzazione del nuovo impianto a membrane. Ed ora una notizia per quanto riguarda la viabilità: da domani, 19 aprile, sino al 4 maggio sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto di superstrada compreso fra gli svincoli di Domo Sud e Domo Regione Nosera. Questo per eseguire lavori di risanamento del piano viabile. Il traffico sarà deviato lungo la provinciale Villadossola-Domodossola. Ora ritorniamo sul delicato tema dei vaccini. Le cronache dei mesi passati ci hanno portati ad occuparci di Omenia, tre bimbi non vaccinati presenti nel nido della città, più di tre bimbi per la verità. Ebbene, i genitori di uno di questi bimbi hanno ritirato il bimbo dall'asilo. Il prossimo anno scolastico le iscrizioni dei bambini che non saranno in regola con le vaccinazioni non saranno accettate. È categorica l'assessore alle politiche sociali Sabrina Proserpio in merito alla situazione dei Novax. Nelle scorse settimane è stato ritirato uno dei tre bambini che frequentano l'asilo nido, mentre due bambini continuano a frequentare nonostante non siano stati vaccinati secondo gli obblighi di legge. Testimonianza, le parole dell'assessore, di come nel nostro paese ci si senta in diritto di ignorare le leggi, al di là del fatto che siano condivisibili o meno. Se c'è una legge è giusto rispettarla. A questo punto con l'autorità sanitaria competente verificheremo il da farsi, perché è giusto che sia così. Per il prossimo anno scolastico saremo categorici. Se la legge rimane questa, chi non è stato vaccinato non potrà essere iscritto al nido e alla materna, conferma l'assessore. In merito invece ai bambini della materna non vaccinati nel corrente anno scolastico, qualsiasi provvedimento non spetta al comune, come nel caso del nido, ma alla direzione scolastica. Non so se i bambini frequentino ancora o meno, conclude la Proserpio. A Domodossola, per parlare della sentenza Bragone, ci sono delle novità, tutte a favore del comune domese. L'amministrazione comunale di Domodossola conferma la pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione nella causa Bragoni. In pratica non dovrà pagare ai privati la somma di 1.201.000 euro per i terreni espropriati negli anni 70. La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva condannato l'amministrazione comunale a corrispondere l'ingente somma. Una causa che, come detto, si trascinava da anni e rischiava di pesare pesantemente sulle casse del comune. Una sentenza sulla quale ora interviene il sindaco Lucio Pizzi.
Le sentenze, dice Pizzi, non vanno commentate ma rispettate nel bene o nel male. E quanto abbiamo fatto al momento di accantonare la cifra necessaria a soddisfare la sentenza che ci vedeva obbligati a versare più di 1.200.000 euro. Oggi la situazione è cambiata. La Cassazione ha accolto le nostre tesi. Mi auguro che l'importante somma possa tornare nelle casse comunali in tempi non troppo lunghi per essere investita nell'interesse della collettività e permettere alla città di fare uno scatto in più. L'atteggiamento dell'amministrazione resterà comunque attento e prudenziale come è stato fino ad oggi. Sulla questione interviene anche l'assessore Daniele Folino. Tecnicamente, dice, l'ordinanza mi sembra tranchant. Mi pare che l'avvenuto superamento della distinzione tra occupazione acquisitiva e usurpativa ci mette al sicuro, ritenendo che l'accordo transattivo, a suo tempo fatto dalla precedente amministrazione, fosse esaustivo di ogni pretesa. La vicenda sembra avviarsi ad una conclusione favorevole per la collettività. Il rinvio servirà, in specie, per regolare le spese di lite a favore dell'amministrazione comunale, che potrebbe recuperare anche questi ulteriori importi. Dopo la soluzione del consigliere comunale verbanese Michael Immobilli dall'accusa di diffamazione aggravata, il presidente del COUB Roberto Gentina, che si era costituito parte civile, commenta, proprio precisato, che il giudice ha assolto il consigliere Immobilli perché il fatto non costituisce reato e da allora, pur non avendo ancora letto le motivazioni della sentenza, tale decisione valorizza il fatto penalmente rilevante, ma commesso in presenza di una causa di giustificazione. La critica politica. Prosegue Gentina, questa consente infatti l'utilizzo di espressioni aspre e ingiuriose che in altro ambito avrebbero inevitabilmente condotto ad una decisione di condanna. Nel caso che mi riguarda, considerato che le affermazioni riportate nei post non erano veritiere ed esposte con un linguaggio aggressivo, ritengo che non vi fosse spazio per il riconoscimento di tale esimente. Per questo motivo il presidente del COUB sottolinea di voler impugnare la sentenza per tutelare i propri diritti e quelli del COUB. Ora andiamo in Valestrona per parlare di viabilità. Andrea Calderoni. La Valestrona è divisa a metà. Da ieri la strada provinciale 52 presso l'abitato della Piana di Fornero è chiusa al transito veicolare nelle fasce orarie comprese tra le 8:30 e le 12:30 e tra le 14 e le 17. Si sta intervenendo con la posa di un tratto della linea elettrica. L'ordinanza provinciale prevede che la strada rimanga chiusa fino a venerdì 27 aprile, ma le tempistiche potrebbero ridursi. Lo stesso intervento è già stato proposto a Marmo, frazione del comune di Massiola nelle scorse settimane. In quel caso era bastato un senso unico alternato. Alla Piana di Fornero la stessa modalità non poteva essere riproposta, essendo la strada molto più stretta. Il cantiere sta indubbiamente dando più di un problema ai residenti dell'Alta Valestrona, non essendoci vie alternative. Il servizio pubblico locale è stato sospeso, mentre invece il comune di Valstrona è riuscito a trovare una soluzione alternativa per il servizio dello scuolabus. È stata organizzata una sorta di staffetta. Fino alla Piana di Fornero gli studenti arrivano con un primo pulmino, mentre dalla Piana di Fornero in poi proseguono con un altro mezzo comunale. Naturalmente è concesso il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. I disagi ci sono, ma credo che questo sia il male minore, sottolinea Luca Capotosti, sindaco di Valstrona. Inizialmente la provincia aveva proposto orari molto più svantaggiosi di chiusura della strada. Siamo riusciti a trovare questo compromesso e speriamo che tutto venga ripristinato il prima possibile. L'azienda incaricata sta lavorando bene, lo ha dimostrato nelle scorse settimane a Marmo. Le condizioni meteo sono favorevoli e quindi la riapertura potrebbe essere anticipata. Intanto, durante le prime ore di lavoro si è verificato un ulteriore inconveniente. Durante la fase di scavo è stata danneggiata una tubazione e così la Piana di Fornero è rimasta senza rifornimento idrico per qualche ora. Oltre ai disagi provocati dalla chiusura della strada, i residenti sono preoccupati per il ripristino dell'asfaltatura. All'inizio verrà solo rattoppata la zona in cui si è scavato, precisa Capotosti. Poi a settembre la provincia provvederà ad asfaltare in modo decoroso sia il tratto di marmo che quello della Piana di Fornero.
Ora invece parliamo di un vecchio progetto verbanese, la Fontana Luminosa. C'è stato un incontro promosso da Comune e Proloco con residenti e operatori del comparto turistico. Ce ne sarà un altro la prossima settimana. Una nuova fontana luminosa a Verbania. Del progetto si è tornati a discutere nei giorni scorsi al Grand Hotel Majestic di Pallanza in un incontro promosso da Comune e Proloco per verificare come viene accolta l'idea di ripristinare una fontana luminosa galleggiante che richiami, sia pure in forma nuova, i fasti di quella che tanto successo ottenne alcuni decenni or sono. Un'installazione che si propone come fattore di rilancio turistico ed elemento di forte attrazione permanente per i vacanzieri, un elemento decisivo per il rilancio del lungolago di Pallanza. Vuole essere anche un'occasione di aggregazione per i residenti. Come hanno premesso il sindaco Marchionini e la presidente della Proloco Brizio, entusiasmo, condivisione, collaborazione e sostegno di tutte le realtà cittadine sono la premessa imprescindibile di quella che deve presentarsi come la fontana di tutti i verbanesi, senza divisioni e riserve. A tale condizione si potrà avanzare per approfondire gli aspetti operativi ed economici con il comune, che farà certo la sua parte in modo responsabile, aiutando anche nella ricerca dei finanziamenti necessari per dare vita a una struttura indubbiamente complessa e impegnativa. Su cosa si sta lavorando? Due sono le proposte di massima che potrebbero adattarsi al contesto e che sono state illustrate dall'esperto Mauro Giaccherini. Una grande fontana luminosa con getto centrale, giochi d'acqua laterali in movimento e di forte impatto scenografico, o in alternativa una simile abbinata ad uno schermo d'acqua sul quale è possibile proiettare filmati. Il pubblico presente, con cittadini, operatori turistici e commerciali, ha espresso molti consensi e formulato alcune proposte, ma anche il desiderio di una conoscenza più dettagliata per potersi esprimere con migliore cognizione di causa. A tal fine è già stato convocato un incontro per il prossimo 3 maggio alle 21 ancora all'Hotel Majestic per verificare ulteriormente se esistono le condizioni per concretizzare il progetto. È stato battezzato grande ammiraglio della cucina italiana. Stiamo parlando dello chef cusiano Alfredo Marzi, per decenni nome di punta delle cucine delle grandi navi da crociera della compagnia americana Princess Cruise. Ed è proprio a bordo di una di queste grandi navi che Marzi ha conosciuto l'ex First Lady Barbara Bush, la nonna d'America, sapete, scomparsa nelle ore passate. Al microfono di Vincenzo Amato, il ricordo di Marzi, quando appunto ha incontrato e conosciuto Barbara Bush. Ma per me questa notte, quando, guardando la televisione, ho sentito la notizia, veramente mi ha rattristato. Prima di tutto perché ho conosciuto Lady Barbara dopo che loro avevano fatto 12 anni alla Casa Bianca, avevano fatto 8 anni come vicepresidente insieme a Ronald Reagan, e poi hanno fatto 4 anni da presidente. Il presidente degli Stati Uniti, le elezioni sono al 4 novembre e il presidente si insedia al 21 gennaio. Loro hanno lasciato la Casa Bianca il 21 gennaio per una delle feste più belle, che è San Valentino. Sono venuti a fare una crociera. Naturalmente io ero già negli uffici a Los Angeles, ma la compagnia mi ha mandato a bordo per assistere alla venuta di un presidente che non era da poco. E in quell'occasione l'ho conosciuta, ci siamo frequentati abbastanza, gli ho fatto mangiare polenta e coniglio, e lei mi contattava sempre quando doveva fare delle reception, dei party. Il presidente del consiglio di quartiere aveva definito i lavori un sogno. Stiamo parlando della messa in sicurezza di via Renco, nel popoloso quartiere di Renco, appunto. Ebbene, ora i lavori sono terminati. Ultimi aggiustamenti ed ultimi lavori alla rotonda di Renco. Fervono infatti i preparativi per l'apertura domani alle 8 del nuovo punto vendita della CPR Utility. È stata la storica azienda presente a Verbania da oltre 30 anni a realizzare una lunga serie di interventi. Non solo la rotatoria, che fortemente voluta dal Consiglio di Quartiere Verbania Ovest, consentirà di migliorare la situazione del traffico e la sicurezza dei pedoni su una via dove in passato ci sono stati diversi incidenti, anche gravi. Sono stati realizzati
realizzati marciapiedi su entrambe le direzioni. Sono stati posati nuovi punti luce a LED, il tutto per garantire il massimo della sicurezza. Migliorata la segnaletica orizzontale e verticale, realizzati diversi posti auto sia lungo le vie di accesso al punto vendita sia all'esterno della cipiera dove è stato costruito un parcheggio coperto. Domani alle 8 ci sarà l'apertura con la presenza anche dei giocatori della Vina Vilcipir, capolista nel campionato di Serie C Gold. A tutti i clienti sarà distribuito un buono sconto che potrà essere utilizzato immediatamente. Ed ora parliamo del successo dell'esposizione feline di rettili del passato fine settimana al Palazzetto dello Sport di Intra. I gatti più belli del mondo in passerella lo scorso weekend a Verbania in occasione dell'esposizione internazionale felina. Non solo, a fare da cornice all'evento l'Expo Reptilia, presentati ben 50 esemplari di serpenti di diverse razze e origini. Un evento organizzato dall'Associazione Felina Italiana che ha visto numerosi allevatori provenienti un po' da tutta l'Italia esporre i propri amici a quattro zampe al pubblico. È un gatto molto particolare, da dove viene? Che caratteristiche ha e qualche curiosità. Questo è un gatto Bengala, razza diciamo molto nuova, creata nel 1960 e proviene da un gatto asiatico leopardato. Che tipo di carattere ha un gatto del genere? Allora, sono gatti estremamente appiccicosi, cercano molto il contatto con la persona, odiano rimanere in solitudine. Per cui non va bene avere un burmese tutto solo perché vuole essere membro della famiglia. Una manifestazione non solo ideata per far conoscere al pubblico alcune delle tipologie di gatto più rare da incontrare, bensì si è trattato di una vera e propria gara di bellezza e a selezionare i felini più belli ed eleganti i giudici della World Cat Federation. Andiamo a conoscere uno dei vincitori. Abbiamo qui il campione dell'esposizione felina di Verbania. È il suo primo premio? No, ne ha vinti già altri, però comunque siamo sempre soddisfatti. Lui è un Maine Coon, è un gatto di origine americana e praticamente la leggenda dice che è un incrocio con un orsetto lavatore o comunque deriva da un incrocio con una lince. È un gatto, lo chiamano il gigante buono, ha la caratteristica proprio perché questa è sua dimensione molto imponente, però in realtà è un buonissimo gatto che va d'accordo sia con bambini che con animali, è anche utilizzato per la pet therapy. Come mai ad un'esposizione felina viene affiancata un'esposizione di serpenti e quanti serpenti sono? Allora, viene affiancata questa perché questa è l'unica mostra ormai rimasta, mostra culturale rimasta in Italia, ormai ci sono solamente fiere, questa qua invece è solo mostra per far conoscere anche questi animali che non sono proprio conosciuti molto, ci sono troppi preconcetti su questi animali. Questo è un pitone moluro, un pitone indiano, è albino, è nato senza la melanina, quindi è bianco e giallo, è una femmina, è lunga 6 metri e mezzo, pesa 160 kg, è tranquillissima. Ora uno sguardo alla nostra programmazione, questa sera alle 20.35, appuntamento con Extra, ospite del nostro settimanale di approfondimento sono i segretari della CGIL Novara VCO e della CISL Piemonte Orientale, Fasullo e Caretti. Extra sarà in replica anche giovedì alle 12 e poi venerdì alle 18. Domani giovedì alle 10 ci sarà anche l'appuntamento con l'infinito dentro un bisogno, l'appuntamento giovedì alle 18, poi le repliche venerdì alle 13:21:30. Vi aspettiamo all'infinito dentro un bisogno con una riflessione di estrema attualità del nostro vicepresidente in tema di tutela della privacy e flusso dei dati personali online alla luce insomma dello scandalo accaduto con Cambridge Analytica e Facebook. Incontreremo poi un'associazione di Borgomanero, Mamre Onlus, che nella sua casa Piccolo Bartolomeo ospita e accompagna verso un reinserimento sociale donne in gravi difficoltà o vittime di violenza, e invece per la provincia del VCO andremo a Verbania ad incontrare un'associazione di giovanissimi ragazzi e ragazze, l'associazione 21 Marzo, che si occupa di gestire lo spazio giovani di Verbania, il cantiere. Vi aspettiamo!
Non perdetevi l'appuntamento e non perdetevi neppure la nuova puntata di Vivere in Salute, l'asportazione di una cisti ovarica in laparoscopia in questa puntata con il dottor Arnulfo, primario di ostetricia e ginecologia. Entreremo nel blocco operatorio dell'ospedale Castelli di Verbania per seguire l'intervento chirurgico e capire quali sono i vantaggi di questa tecnica. Si parlerà poi di salute dei nostri reni, l'occasione è stato un convegno interregionale dedicato che si è tenuto al Teatro Maggiore di Verbania. Vivere in Salute vi aspetta come sempre giovedì alle 18.45 e poi venerdì alle 11 e ancora sabato alle 23. Ed ora invece apriamo la pagina dello sport, parliamo di basket in primo piano perché è stato presentato il progetto giovanile di questa squadra. Nasce ufficialmente la Paffoni Fulgor Junior Basket, la nuova società che si occuperà dal prossimo anno, dal 2018-2019, del settore giovanile. Egidio Motetta, come è nata questa idea? L'idea è nata semplicemente perché abbiamo chiuso il contratto con la scuola Basket Fulgor e di conseguenza la Paffoni ha deciso di prendere in mano tutto il settore giovanile facendo questa nuova società e ingaggiando un tecnico di primo ordine per partire veramente nel migliore dei modi possibile. Un progetto nuovo, un progetto che mira a creare un unicum dalla prima squadra fino al mini basket. Esatto, cosa che fino adesso non era perfettamente funzionante, anche se non è che i ragazzi di Omea non credevano nella Fulgor, però non c'era una sinergia come volevamo noi, come deve essere tra la prima squadra e tutto il mondo giovanile. E di conseguenza con questa nostra nuova società vogliamo creare appunto questa sinergia. Una importante esperienza, una nuova avventura, tanti stimoli immagino. Sì, tantissimi stimoli, anzi ringrazio la società che ha creduto in me e mi ha affidato questo incarico importante. Credo che il territorio sia proprio una zona splendida per poter lavorare con i bambini. E io amo soprattutto questa fascia di età e spero di poter essere utile al continuo miglioramento che stanno già facendo dei lavori importanti, mi dicono, quindi credo che sia la mia esperienza un valore aggiunto per questa società. Ora apriamo una finestra sul mondo CSI, partiamo dal calcio. Numeri da record sono quelli del Regno di Napoli che ha vinto aritmeticamente il suo girone. Sabato i ragazzi del presidente Gennaro Esposito hanno superato 14-5 l'Arizzano sul campo amico di San Francesco. Il Regno di Napoli ha totalizzato 58 punti frutto di 19 vittorie ed un pareggio in 20 partite. 119 i gol segnati, 37 quelli subiti. La sensazione è che questa squadra possa andare molto lontano, magari fino ai nazionali, vero obiettivo di questa stagione. Nel girone A invece continua il braccio di ferro tra Celtic Domo e Barisotta, primi a pari merito con 41 punti. Per entrambe le squadre vittorie sofferte 4-2 con il modesto Domo e 2-1 con la Dinamo Valpiana. Perde terreno la Roba Duccia, ora staccata di 5 punti dopo il pareggio 4-4 con il Varsenal. Nel girone B sorpasso in vetta, la Fulgor Vanzone ha superato nello sconto diretto 5-2 il Bari Rene ed è la nuova capolista. Un punto dietro il Livin Porcello che ha piegato 5-0 l'Anzola City Thunder, 2 proprio il Bari Rene. Nel girone C invece quasi in controllo l'UFO Garboli che ha dilagato 10-1 con il Road Caffè, mantenendo così 5 punti di margine sul Rumianca vittorioso sul Pedemonte Bacco e Tabacco. Scivola al terzo posto il CSI Gravellona che ha impattato con il Quarna. Pesce d'oro a Valanga nel raggruppamento 1 del girone E, mentre nel secondo davanti a tutti c'è il CSI B-Side. Nel calcio a 5 vittoria a tavolino per il Livin Porcello Juve Domo, mentre dietro lo Sporting Koch bracca la pasticceria da Franca. Ed ora andiamo sotto rete con tutti i risultati del fine settimana. Non si può non aprire dalle semifinali del torneo Open femminile novarese il resoconto settimanale del volley CSI, una serie di semifinali che vede impegnate le formazioni di Auxilium Villa e CSI Baveno. Iniziamo dalle Ossolane che dopo aver perso 3-2 la gara di andata contro l'oscurato Airon Tetti nel match di ritorno di lunedì, giocato alle Bagnolini di Villa, hanno ribaltato le sorti della serie vincendo per 3-0 senza troppi fronzoli e dunque volando all'atto finale del 6 maggio a Novarello. Davanti a un pubblico numeroso Villa passa con i parziali
finali sul 25-18, 25-17 e 25-18. Grazie al pubblico che ci ha sostenuto, ha detto coach Giovanni Prestigiacomo, per tutto il match, e grazie soprattutto anche alle giocatrici del Baveno che con il loro sostegno sono state sportivissime. Bene, benissimo anche Baveno nella partita di andata contro il PGS Issa di Novara giocata in casa delle bavenesi in quel di Stresa. È finita 3-0 per la compagine di Stefano Cazzini, che dunque ipoteca la finale che rischia seriamente di essere made in VCO. Parziali alquanto netti 25-15, 25-16, 25-13 e partita che ha avuto davvero poco da dire. Domani sera la gara di ritorno. Al CSI Baveno basterà vincere un solo set per volare in finale con Villa, ma in casa della formazione novarese di matrice salesiana servirà comunque una grande attenzione. Mentre i tornei del comitato VCO continuano, giusta copertina per la settima tappa del circuito provinciale minivolley. Domenica al Palamanzini di Verbania con organizzazione Vega Occhiali Rosalziora, numeri davvero importanti per la giornata. Sugli 8 campetti disegnati nell'impianto di Via Madonna di Campagna hanno partecipato ben 170 bambini e bambine a rappresentare nelle varie quadrette 7 società. L'organizzatrice Rosalziora, San Giorgio Mercurago, Auxilium Villa, Pallavolo Omegna, CSI Baveno, Mami Volley Cannobio e il 2008 Volley Domodossola, che mercoledì 25 aprile organizzerà l'ottava tappa. Tuttonotizie.info per gli aggiornamenti, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.